Bataremo oggi a 90 ettari di l'anziana Pieve d'Istria, un luogo d'importanza al Medioevo. Andremo in prima parte in paese di Sudacaro e poi dopo guderemo a Castello d'Istria, un luogo d'importanza in dove il Conte di Gorzaga Vincentello d'Istria ha esercitato il suo potere e è stato di nuovo un luogo assai importante nelle guerre di San Piero Gorzo. Arrivata a sua casa, a sua torre, al signore Federico d'Istria, signore d'Istria. Dopo i veri di San Piero, come le... Ieri, dopo i veri di San Piero, quando era tutto compio, che la pace era rivenuto, e come l'Istria, enfin, Federico piuttosto, si era sottomesso all'autorità di la Repubblica di Genova, sono stata autorizzata a ricostruire la sua casa e di fare una casa fortificata. Simbolo della potenza di una famiglia, la torre di Sudacaro è sempre dritta. I signori cinarchesi di Istria hanno costruito il suo patrimonio durante la dominazione di un territorio da poi il passaggio di Sinucelo della Rocca al XII secolo. L'Istria si è sottomessa alle autorità di Genovese dopo le guerre di San Piero e dunque hanno potuto continuare a essere signori, ciò che hanno mica potuto fare i della Rocca, per esempio, o i dall'Ecca, si sono sottomesse e si vede qui che c'è la stemma di la famiglia d'Istria, con su castello e a Bilancia qui, e sotto c'è la torre, c'è la croce di Genova, di San Giorgio, che vuole dire che fermano i signori, ma sotto l'autorità di Genova. Fuori dai paesi, è sfarante Pieve di Gorzaga sotto l'autorità di suoi signori, tavia non capilugo. Per l'anziana Pieve di Gruscaia, il castello d'Istria, tavia sotto l'ultima Pieve di Arroca, ma sopranava soprattutto la deputente di Utarau. Tutto era qui per il suo nuovo potere di residenza di guerra. Su castello è assai importante perché ha il controllo da Piano Taro, da Bocca di Cilaccia. E da parte di questi luoghi che ha usato a Macchiata, c'erano gli enti potenti, come su Vincentello d'Istria, che di Ciaraglia hanno avuto un'idea politica di un'idea vecchia dello Stato cinarchese. All'epoca campagna in cui le sue famiglie, qualche soldato e qualche parente vicini. Voilà. E i paesi potevano stare all'intorno del castello, più o meno. Si capisce meglio il luogo di vita, scoprendrà più tardi il castello d'Istria. Come deve conservata, ci sta. È in un stato di conservazione incredibile. C'è ciò che fermo di più conservato, perché i sciapani tutti, i genovesi volevano marcare un punto, e il punto è di mettere i castelli in terra. Quando hanno deciso di mettere i cinarchesi in terra, ci volevano mettere i castelli in terra. Donc, dopo non si sono mica sciapato il culo, scusate l'espressione, i sciapani ci sta, ma tutto all'intorno l'hanno rasato. Capiluogo di Sapieve, il castello ha accolto un personaggio più importante della famiglia Istria, Vincentello. Al XV secolo, il cinarchese è diventato Conte di Gorzaga, giovendosi dell'appoggio di un reame d'Aragon. Una vita dedicata a fare alleanza internazionale e ha mostrato potenza in Corsica contro Genova. Ha provato a unificare sotto la sua autorità l'altra signoria, ma come potete vedere, gli altri signori non venivano mica così. Tanto che Vincentello ha avuto la forza militare e la forza politica, con l'aiuto degli aragonesi e dei catarani, per tenere la sua signoria, abbia detto piuttosto bene, posto che 15 anni di potere per la Corsica è assai, è un tempo assai lungo. Ma a un momento dato si è indebolito, l'altro si sono rivoltato contro lui e con l'aiuto di genovesi c'è stata una guerra contro Vincentello e hanno chiappato Vincentello durante un combattimento di fronte a Bastia e dopo i genovesi, quando hanno chiappato Vincentello, l'hanno giudicato e l'hanno capemuzzato. Caso eccezionale spiegato dalla sottomissione di Istria ai genovesi, il castello d'Istria ha resistito alla vittoria dell'ufficio di San Giorgio, a banca privata che gestiva l'affari Gorzi Padieno. È anche stato un luogo di guerra 70 anni dopo la fine dei conti cinarchesi con San Piero Gorzo. Quando San Piero giunge, il castello qui ci sono i genovesi,
che se ne servono giusto appunto per difendersi, sanno che ad Unia Suprigo so qui e San Piero coda direttamente da sbarca in Baracci e coda direttamente a Pedro Casteddu. Cioè, boh, ma ne conta storia di quando lo passa per Ulmetto, ci sarei un disotirente, dice, ci ho passato il paese, che tutta roba genovese. Dopo, a prima cosa di Pedro Casteddu, è curato a Pedro Casteddu, non mi è colutato in Ulmetto, grazie a Dio, e dunque ha preso Casteddu, e da qui dopo è passato parte in tutti i parti, e ha vinto insieme a Codan Bastia. Vincente di Istria, San Piero Gorzu, due nomi famosi nella storia che hanno avuto un discorso di asomente, usogno di vadisi luoghi in stato. Quando i occupati finalmente fiasco, confermano di esopudenze che a poche marche sempre a rite in sapieve di Istria.